Benvenuti amici, io sono DM81 e qui vi trovate Incuriosando, il mio canale YouTube dedicato all'informazione. Anche oggi pubblico un video che riguarda il processo a Madonia Salvatore e altri. In questo video potete ascoltare il confronto tra il collaboratore di giustizia Nino Giuffrè e il boss Madonia Salvatore. La famiglia Madonia controllava il mandamento di Resultana ed era una delle famiglie più potenti alleate con i corleonesi di Salvatore Riina. Come vi ho detto, il confronto è avvenuto durante il processo Madonia Salvatore e altri, noto anche come processo per la strage di Capaci bis. L'udienza si è tenuta a Firenze il 9 gennaio del 2016. A presiedere la corte è il giudice Antonio Balsamo. La parte che più mi colpisce di questo confronto è quella che i due dichiarano che avvenne prima di un'udienza di un processo per mafia. In pratica, i due affermano che prima di quest'udienza vennero lasciati soli in una sala insieme al boss Giuseppe Graviano e un'altra persona. Una cosa che secondo me non sarebbe mai dovuta capitare: un collaboratore di giustizia lasciato in una sala con due mafiosi che sta per accusare. Al di là del ruolo che aveva Nino Giuffrè in quel periodo, perché non ho capito bene se già stava collaborando con la giustizia, il regime di carcere duro serve proprio a impedire i boss mafiosi di comunicare tra di loro. E le forze addette alla sorveglianza in quel momento cosa fanno? Lasciano tre boss tra i più potenti di Cosa Nostra, dialogare liberamente tra di loro. Speriamo solo che sia stato un errore e soprattutto che non sia capitato più. Allora amici, come al solito, vi invito a lasciarmi un like al video se il video vi piace. Aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione e soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube. In questo modo mi aiutate a crescere e se attivate anche la campanella sarete sempre avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video. Allora amici, ora vi lascio all'ascolto della registrazione audio. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Va bene, allora, signor Giuffrè, lei è già stato sentito in questo procedimento? Signor Presidente, chiedo scusa dall'Aquila. Sì? L'imputato Tutino intende rinunciare al proseguo dell'udienza. Va bene, sì, ne diamo atto. Sì, e anche l'avvocato va via. Quindi se ci autorizzate lo Sì, scollegamento, potete grazie. fare lo scollegamento, sì, perché comunque è presente qua l'avvocato Sinatra, va bene, d'accordo. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi dovremmo procedere a questo punto al confronto tra Giuffrè e Madonia. Anzitutto, lei, signor Giuffrè, è già stato sentito in questo procedimento e a proposito di una riunione della commissione di Cosa Nostra, della commissione provinciale di Cosa Nostra, svoltasi nella parte finale del 1991. Ecco, vuole ricordare cosa è stato l'oggetto di questa riunione e chi, secondo il suo ricordo, ha partecipato? A questa riunione, che poi fra l'altro tengo a precisare che è una riunione che si faceva per quello che sono i miei ricordi tutto l'anno, prima nel mese di dicembre. Sì, quindi era il mese di dicembre, secondo il suo ricordo. Sì, se E ricordo dove? bene, Dove? probabilmente in casa Guddo, probabilmente. Lei sì, è probabile o è sicuro di questo fatto di casa di Gudo? 90 su 100 sì. Prego, può continuare. Dove si trova questa casa di Gudo, se lo ricorda? Si trova dietro la circonvallazione, vicino Villa Serena, in quelle zone.
tenga presente che nella massima, cioè io ero abbastanza di quella zona poco pratico, poi fra l'altro gli spostamenti avvenivano quasi sempre nel pomeriggio o di sera, ma dovrebbe essere in quella zona. Sì. Quindi stavo dicendo che è stata, come ho sempre detto, è la più brutta riunione di cui io ho assistito, nel senso che è stata una riunione piena di tensione, perché per la maggior parte si aveva ormai l'idea di andare ad uno scontro frontale contro lo Stato. E diciamo che ho usato un termine, si è trattata della resa dei conti, nel senso che si è chiuso un ciclo, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista nei confronti di alcuni giudici. Diciamo, si è chiuso un periodo portando a termine dei conti sospesi con diversi personaggi politici della magistratura, in modo particolare. Si è chiuso un ciclo politico che era iniziato nell'87, quando sempre, insieme alla Commissione e in modo particolare per portatore di questo discorso di Riina, del cambiamento dell'appoggio di Cosa Nostra alla Democrazia Cristiana, e con il passaggio al Partito Socialista e al Radicale. In quella sede, diciamo, del 91, siamo alla conclusione di un ciclo, sia per quanto riguarda i politici, ritenuto ormai inaffidabile, di cui Lima ne è stato un esempio, che è stato ucciso, ma non era il solo. Vi erano Andò, Vizzini e altri deputati nazionali che dovevano essere eliminati. Fra questi, e non era una novità, non era un discorso che era nato il dicembre del 91, era un discorso che è maturato nel tempo. Nello stesso discorso del 91 si chiudeva anche qua il cerchio per quanto riguarda i nemici giurati di Cosa Nostra da un punto di vista giuridico, dottore Falcone e dottore Borsellino. Questa è stata, a prescindere dal discorso di, come ho detto io, della, che era un discorso che si faceva sempre degli auguri, ma qua, diciamo, più che degli auguri c'era una tensione, perché in modo particolare si era presa coscienza che in questo scontro frontale 99 su 100 era Cosa Nostra che andava a pagare il conto. E su questo direi che ho quasi una certezza assoluta. Questo è stato l'argomento, diciamo, principale di quella riunione, anche se, come in tutte le riunioni, poi il Salvatore Riina, quasi sempre, dedicava un incontro a quattro occhi con noi, vari rappresentanti dei mandamenti.
Chi partecipò a questa riunione? Per quello che sono i miei ricordi di oggi, tutti i capomandamenti della provincia di Palermo. A partire da San Mauro Castelverde, Peppino Farinello, Caccamo, io, Villabate, Peppuccio Montalto. Partenico, mi sembra che non c'era nessuno. San Giuseppe Ato Brusca. Palermo Centro, Porta Nuova, Cangeme, Bocca di Falco, Passo del Rigono, Angelo La Barbera, Brancaccio, Giuseppe Graviano, Re Suttana, Salvatore Re. O salvo Madonia. Poi ci abbiamo Palermo, Palermo Ovest. San Lorenzo. Con cosiddetto autista di Rina. No, ma questo minuto non mi viene. Senta, queste persone... Non so se me ne dimentico qualcuno. Senta, queste persone, nel momento in cui si discute di questa tematica che lei ha appena descritto... Che reazione hanno? C'è qualche silenzio di tomba, signor Presidente. C'è un particolare che io mi ricordo, non me lo posso più dimenticare. Volevo dire qualche cosa io. Nel mentre mi sembra che sia stato Raffaele Gancia, mi ha dato un colpo di ginocchio, mi sono messo silenzio, non ho parlato a nessuno. Sì. Lei... Signor Madonia, su questa riunione appunto esclude di essere stato presente? Signor Presidente, io escludo di essere stato presente a questa riunione. Senta, lei ha presente questo posto? Anzitutto conosce una persona che si chiama Guddo? Non è nelle mie conoscenze, non conosco Guddo. E conseguentemente quindi non è stato mai a casa di questo signor Guddo? Signor Presidente, ci sono altri collaboratori che parlano. Quindi lei comunque non conosce questo Guddo? No, assolutamente. E senta, un altro punto che dovremmo cercare di esaminare. Anzitutto lei ha conosciuto quindi Salvatore Madonia quando? In questa riunione o in un momento successivo? Ma è stato o in un momento anteriore? In una riunione precedente. Cioè ci sarà stato, c'è un periodo in cui, ora non vado a ricordare con precisione se sia l'87 o l'88, in cui il fratello Antonino, che era il... a capo del mandamento del Re Suttano, su questo era stato arrestato. Anche in quella circostanza, una volta o due volte, non ricordo più con precisione, signor Presidente, il Madonia Salvatore ha partecipato sostituendo il fratello. Senta. Quindi già, diciamo, c'è una prima volta allora e poi una seconda volta nel 91. Prego. Lei ricorda di averlo visto quindi una volta almeno precedentemente? Ed era la prima volta che vedeva Salvatore Madonia oppure c'erano state delle volte ancora precedenti? Ma in tutta onestà non ricordo altri particolari, perché io di rapporti diretti
con Madonia, né con Nino, né nemmeno con lui, tranne con lui in un'altra circostanza, sempre in questo periodo in cui mi è stato fissato un appuntamento da parte di Angelo Barbera con lui stesso, di sera, di notte, discutendo di alcuni problemi, lavori pubblici, eccetera, eccetera, ricevendo la mia disponibilità per la mia zona. Subito dopo è stato arrestato. Poi. Questo incontro per questioni relative a lavori pubblici, eccetera, dove si svolge? Non lo vado a ricordare, è stato di notte ed è in un posto che io non sono stato mai e non ci sarò dopo. Era un locale nel mandamento di Angelo Barbera, cioè non sono in grado... Angelo Barbera intende Michelangelo Barbera? Michelangelo Barbera, a capo del mandamento di Bocca di Falco, Passo del Rigono, e diciamo anche come vice del Salvatore Rina per quanto riguarda... Sente, questa cosa quindi nel mandamento di Bocca di Falco, Passo di Rigano... questo posto cos'è esattamente? Cioè il posto dove voi vi incontrate, cos'è? Se ricordo bene, perché ci sono stato una mezz'oretta, sì, pochissimo, che ufficietto o qualche cosa del genere. In un piccolo ufficio? Un ufficietto o qualcosa del genere. E vuole ricordare quando si svolse questo incontro finalizzato a trattare questioni in materia di lavori pubblici? È in questo periodo che si è svolto. Ora non vado a ricordare se sia stato prima di quella riunione, ma probabilmente che sia stato dopo la riunione, probabilmente, perché ricordo che poi subito dopo il Madonia Salvatore è stato arrestato. Quindi lei ritiene che sia dopo la riunione? Probabilmente sì, 99,99 sì. E che sia stato subito prima dell'arresto di Salvatore Madonia, quindi, giusto? Certo. Allora, vediamo un attimo, questo incontro di cui ha parlato Giuffrè, lei ricorda se si è verificato? Se mi permetta, vorrei fare una premessa, sì, signor Presidente, non per indicare i lavori. Cioè, io ancora non ho capito quando Giuffrè mi conosce, se possiamo datarlo. C'è una data, vabbè, no, adesso faremo anche questa. Cioè, da vedere, mi sembra, non mi sembra, siccome il signor Frese, non ho capito male, io ho letto le sue dichiarazioni. Lui entra a far parte del mandamento, cioè regge il mandamento di Caccamo, una data, 1987, signor Presidente. Lui, prima data, è indimenticabile. Per poter fare chiarezza, signor Presidente, sul mandamento di Resuttana, cioè annarire una casella o schiarirla questa casella, siccome ho presente un soggetto che ha fatto ininterrottamente parte di questo mandamento, ha retto il mandamento di Caccamo e francamente l'ha retto dal 1987 fino al giorno del suo arresto. E giù, se lui mi colloca, io nel 1987 ho incontrato mandamento di Resuttana, tizio, e io mi posso difendere. Se lui non stabilisce una data, è così. Come ho detto stamattina, signor Presidente, non avevo un cartellino. All'epoca era latitante, si possono dire tante cose, però io mi devo ancorare su qualcosa. Purtroppo, come ho detto stamattina, mi devo ancorare a dei fatti. Comunque adesso facciamo una precisazione su questo. Se è possibile, mi date questa possibilità. Però la prima questione che dovevamo chiedere era questa: l'incontro di cui ha appena parlato Giuffrè, quindi che si sarebbe svolto... Quando avviene questo incontro, signor Presidente? Perché lui io conosco... aveva appena riferito quindi di un incontro avvenuto subito prima del suo arresto in un piccolo ufficio che si sarebbe dovuto trovare nella zona, comunque entro il territorio di Bocca di Falco, Passo di Rigo. Lei ricorda se si è verificato questo incontro con Giuffrè? No, signor Presidente, io non ho mai fatto incontro con Giuffrè. Però quello che vorrei capire, signor Presidente, lui parla di un fatto specifico. Addirittura io conosco le dichiarazioni di Giuffrè. Lui ha fatto delle dichiarazioni in merito, dicendo di avermi incontrato dopo questa riunione, fantomatica riunione del dicembre.
e la colloca sì, questo in un incontro periodo. Di cui abbiamo no, appena parlato. La colloca in un periodo diverso. E mi sta bene quello di. Ma almeno capire il fatto del contendere qual è? Qual è questa attività? Allora, io raccomando lui o lui raccomanda me? Qual è il fatto? Questo, sì, l'oggetto di questa di questo incontro subito prima dell'arresto di Salvatore Madonia, quale dovrebbe essere? È semplice, signor Presidente. Sì. Non è che l'appuntamento l'ho fissato io che avevo interesse a parlare con lui. Era lui che aveva interesse per operare nel mio mandamento. Chiarissimo. E in che senso operare nel suo mandamento? Perché nel mio mandamento c'è un territorio dove avvenivano lavori e il discorso principale, l'argomento principale per quel periodo era questo. Disponibilità da parte del capomandamento ad imprese a loro vicine, a quelle di Madonia, per fare dei lavori nella mia zona di influenza. Si ricorda chi erano i titolari di queste imprese a loro vicine? Che avevano... Completamente. Quindi erano delle imprese a loro vicine è un discorso che dovevano operare nel territorio del suo mandamento. Generico, diciamo, di disponibilità. Sì. Appositamente di contatto diretto, che era la prima volta che ho avuto un contatto diretto con Madonia Salvatore, fra i due mandamenti, tutto qua. Quindi l'attività che lei avrebbe avuto richiesta, in cosa consisteva? Nella mettermi a disposizione io come mandamento nei confronti del Madonia Salvatore, del mandamento del Madonia Salvatore, cioè delle cose che poteva avere di bisogno, comprese, e l'argomento, come vado a dire, principale erano quelle dei lavori pubblici. Sì, e quindi cosa avreste dovuto fare rispetto ai lavori pubblici? Che quando il Madonia Salvatore mi raccomandava o desiderava che qualche loro impresa vicina doveva fare, o per meglio dire, già pensava di prendersi, di pilotarsi, diciamola in termini più tecnici, un lavoro, c'era lo sta bene già a priori da parte mia, non nei confronti dell'impresa ma nei confronti del Madonia. Lei sa se vi fossero delle imprese a voi vicine che dovessero operare nel territorio del mandamento di Caccamo? Signor Presidente, di quale impresa parla? In quale settore? La dichiarazione che aveva reso era, in che settore fossero, se lo ricorda? Delle costruzioni in genere. Delle costruzioni. Cioè ma delle che imprese... poi, signor Presidente, mi perdone, cioè non ha avuto poi nessun esito, perché poi lui è stato arrestato, poi io sarò arrestato, cioè non mi ricordo più di discorsi del... Non c'è stato uno sviluppo non c'è stato... Lei sa quindi se è stata una bozza che è rimasta... imprese a voi vicine operanti nel settore delle costruzioni che intendessero realizzare dei lavori nel mandamento, nella zona del mandamento di Caccamo? Signor Presidente, io ho ascoltato Giuffrè sostiene che io mi sono incontrato con Giuffrè per delle problematiche per il porto di Termini Imerese, una cosa inesistente. Adesso cambia versione. Dichiarazione di Giuffrè che parlava. Questo incontro riguardava il porto di Termini Imerese o altre? Interessava tutto il discorso che poteva servire, compresa la zona industriale, perché allora di Termini Imerese era una delle zone più fertili, diciamo, che c'era nella provincia di Palermo. Il porto altrettanto, perché permetteva degli scambi, vi erano delle navi che approdavano, camion che salivano e scendevano, c'era tutta una situazione, diciamo che Termini Imerese era una delle zone più importante da un punto di vista strategico della provincia di Palermo.
Sì, ma dico, questo incontro relativo alla tematica delle imprese si riferiva anche alla zona del porto di Termini Imerese? Principalmente, diciamo, su tutto il territorio, quando noi parliamo di imprese di costruzione, vanno ad interessare. Il mio mandamento da Termini fino ad arrivare... Ma riguardava quindi anche il porto di Termini o no? Sul porto di Termini vi erano delle cooperative, c'era un discorso molto importante che giravano parecchie soltine. Sì, e in qualche modo c'era un interesse di Madonia o di... Non abbiamo, signor Presidente, è stato un approccio, diciamo... Il primo incontro, come io le ho detto, tra me, fra il mandamento di Caccamo portato avanti da me e il Madonia Salvatore. Io nemmeno con Madonia Antonino avevo avuto dei discorsi personali. Con lui è stata la prima volta che ho avuto un incontro fra mandamento di Caccamo e mandamento del Resultato. Comunque, lei sa se ci fosse quindi un interesse da parte del mandamento di Resuttana per far operare determinate imprese nel territorio del mandamento di Caccamo? Signor Presidente, che lo dica io, ma ci sono dei fatti. Il cosiddetto processo mafia appalti, che in Madonia, in materia, non sono stati mai citati. Io non ho né imprese. Io posso parlare di agricoltura, allevamento, piantagione di agrumi, questo è il mio settore. Se mi parla di più, che l'ho contattato per quanto riguarda serre e tutte queste cose, allora può chiedarsi. Ma lui mi viene a parlare, lavori pubblici, che lo escono, non capisco niente, signor Presidente. Io gli potevo parlare solamente di allevamento, di coltivazione di fiori. Quindi coltivazione... lei esclude che avete parlato... No, l'ho visto, di questioni relative ai lavori pubblici. No, signor Presidente, io non ho mai avuto un'impresa. Io. No, anche persone, imprese altrui. Anche persone altrui. Non ho mai raccomandato. Non ho mai avuto. Non era un mio settore. Signor Presidente, io lo escludo. Anche i miei familiari. Però anche al di fuori della propria cerchia familiare, cioè di imprese di terzi soggetti a no. cui comunque eravate interessati per creare un rapporto con il mandamento di Caccamo. Lo escludo, è lontano un miglio da me. Senta, lei ha conosciuto mai il signor Giuffrè e se sì, in quale occasione? Io l'ho conosciuto in un'occasione. Se prima iniziamo, signor Presidente, quello che la preghiera che le facevo io nel 1987, chi regge il mandamento? Chi trova nel mandamento il risultato? Per poter fare per una volta e per tutte chiarezza, se è possibile, signor Presidente, perché praticamente inizia 1987, chi regge il mandamento il risultato? Sì, aspetti, però dico, adesso la questione si può effettivamente introdurre come oggetto del confronto, però la questione che volevo chiederle per prima cosa è questo: lei ha conosciuto il signor Giuffrè? Io una volta solo l'ho visto il signor Giuffrè. E quando? Signor Presidente, se mi permette, signor Presidente, questa cosa la voglio lasciare all'ultimo. No, questo no, però perché dovremmo vedere insomma di visto che c'è evidentemente come oggetto del confronto, anzitutto... Se non conosco quante volte mi ha visto, signor Presidente, nella sua vita, quante volte mi ha visto? Comunque, questo lo possiamo chiedere. Quante volte mi ha visto? In che periodo mi ha visto? Quante volte ha visto il signor... Poche volte, signor Presidente. Quindi lei poc'anzi aveva accennato ad una precedente... accennato ad una precedente riunione, giusto, in cui l'aveva incontrato. E qual era questo? Oltre a quella del 91, poi ci sono state discussioni che hanno interessato insieme alla Commissione i fratelli Savoca, dove poi è successo quello che è successo. Quindi una riunione finalizzata a cosa? Ma non mi ricordo se ci fosse lui o meno, questo non me lo vado a ricordare, però ricordo perfettamente che nel momento in cui è stato arrestato il fratello Antonino, è subentrato lui. Una prima volta. Senta, e questa prima volta in cui lui subentra, quindi in che qualità? Di sostituto, cioè Antonino era il sostituto di Francesco Padre,
Il Salvo era sostituto di Antonino, fratello. Nella commissione di Cosa Nostra? Come capo mandamento. Come e capo. Quindi faceva sì. parte automaticamente della commissione. Da questa... tenere presente che cosa, signor Presidente? C'è un passaggio importante. Cioè, per avvenire questo, dentro Cosa Nostra, non è che avveniva con tutti i soggetti che si passava da padre in figlio, da fratello in fratello. Ci doveva essere uno stretto legame tra il capomandamento e Salvatore Riina. Qua c'era uno stretto legame che è partito, Salvatore Riina, Francesco Madonia, Giuseppe Madonia, Madonia Antonino, Madonia Salvatore. Tutto qua. Senta, cioè una famiglia particolarmente legata da sempre a Salvatore. Senta una precisazione. Questa prima riunione a cui partecipa Salvatore Madonia, lei ricorda quando si verificò e con che oggetto? Io ricordo perfettamente l'oggetto del discorso, non mi ricordo se sia stato i fratelli Salvo come erano, ma ricordo perfettamente che nel momento in cui, in assenza, detto anche da Salvatore Riina, del fratello, è subentrato lui, per un lasso di tempo limitato, signor Presidente. E quindi questo lasso di tempo quando comincia? Eh? Quando comincia questo lasso di tempo? Dall'arresto di Nino Madonia, una volta che poi Nino Madonia per un altro lasso di tempo uscirà, prenderà il posto ufficialmente Madonia Antonino. Quando Madonia Antonino sarà arrestato di nuovo, subentrerà di nuovo. Questa lui diceva per detto da Salvatore Riina, cioè cosa succede? Che Riina cosa dice esattamente? Riina automaticamente. In seno anche quando non c'era lui o si facevano delle riunioni ristrette eccetera eccetera, i Madonia erano sempre, usiamo un termine di Riina, nel cuore. Sì, dico, ma Riina le dice mai sostituito da Salvatore Madonia? Quando Salvatore... Il padre Francesco, ecco, succede... Quando Salvatore... Io il discorso di Nino Madonia con Francesco, già quando io sono arrivato Nino Madonia faceva parte della commissione, sì. Io Francesco Madonia non l'ho conosciuto, sì. Ho conosciuto a Nino e a Salvo. Quando successivamente Salvatore Madonia c'era uno nuovo, iniziava la commissione, diceva Salvuccio ha preso perché il fratello è stato arrestato. E chi lo diceva questo? Il posto del... ufficializzava il discorso. E chi lo ufficializzava? Salvatore Riina stesso. E si ricorda quando lo ufficializzò? La prima volta che io ho visto Salvatore... Madonia in quella circostanza ha detto, cioè avviene una specie di presentazione, primo. Secondo, nel momento in cui io mi vado ad incontrare nel 91 con il Madonia, già c'è una presentazione ufficiale, sì, fra capomandamento di Resultana e mandamento di Cattolica. Senta una cosa, la prima riunione in cui Salvatore Riina fa questo discorso, quindi sulla avvenuta sostituzione con Salvatore Madonia, si ricorda quando è stata o che cosa aveva come oggetto? Sarai come oggetto la presentazione ufficiale verso... Cioè subito dopo l'arresto del fratello, che come ho detto subentrava poi sempre. Sì, mi dico, si ricorda in quale periodo si svolse questa riunione in cui avvenne questa presentazione? Siamo all'88, in questo periodo, in questo modo, signor Presidente. Ma non è che si riesce a ricordare quale fosse l'oggetto di questa riunione? Avvenivano le riunioni, signor Presidente, non è che ora io ogni riunione mi prendevo l'agenda e mi annotavo. E comunque magari ricorda se dopo che venne
presentato ufficialmente appunto Salvatore Madonia, si discusse di qualche argomento particolare in questa riunione? Questa prima riunione. C'era un argomento, giustamente nel momento in cui si riunisce la Commissione c'è un argomento che si va a ragionare, o degli argomenti, signor Presidente, ma io ora, cioè a distanza di tempo, andare a pensare, cioè non ho... E lei comunque prima di questa presentazione ufficiale aveva conosciuto Salvatore Madonia in altro modo? Può essere successo, signor Presidente, che io durante gli incontri con Salvatore Riina, durante gli incontri con altri soggetti che poi magari nel posto dove avvenivano c'erano altre persone, però io non ho un ricordo preciso di avere incontrato. Io, come le ho detto, non ho ricordi di aver avuto dei rapporti diretti tra il mandamento di Cacco e il mandamento dei Madonia. Sì, le dico, il momento in cui inizia questa conoscenza, se lo riesce a ricordare? Il momento in cui vede per la prima volta Salvatore Madonia, se lo ricorda comunque? Per me, per quelli che sono i miei ricordi, è in quel periodo che l'ho detto, attorno all'88, dopo l'arresto del fratello Antonino. Poi, ripeto, può anche essere successo che nel periodo precedente, andando a trovare altre persone, eccetera, eccetera, posso aver incontrato pure il Madonia assieme ad altre persone, non lo vado a escludere, però io non ho un ricordo di questo. Un'ultima precisazione, questa prima riunione in cui lei appunto ha sicuramente occasione di ricevere questa, di ascoltare questa presentazione di Madonia Salvatore, e anteriore o successiva all'omicidio delle tre parenti, della madre, della sorella e della zia di Francesco Marino Mannoia? Io non mi ricordo preciso, ma i parenti Mannoia sono stati uccisi a Bagheria. Sono state uccise nel periodo 87-88, ma se questo sia stato proprio non lo vado a raccontare, signor Presidente. Senta, si ricorda se è prima o dopo il fallito tentato nei confronti del dottor Falcone alla Daura? Dovrebbe essere prima, però io metto un lasso di tempo preciso. Non vado a ricordare le date, arresto di Nino Madonia. Comunque il suo ricordo è collegato quindi solo all'arresto di Nino Madonia, non sì, ci sono altre, altri parametri temporali? Non avevo altri discorsi, io come le ho detto con Nino Madonia non ho avuto mai nessuno, tranne quel discorso a quattro occhi che ho avuto assieme ad Angelo Barbera in quell'occasione, poi non ho avuto altri discorsi. Lei si ricorda quando fu questo fallito tentato in danno del dottor Falcone alla Daura? 89, grosso modo. Sì. Si ricorda se fu prima o dopo l'uccisione delle tre donne legate dai rapporti di parentela a Marino Mannoia? Come le ho detto, signor Presidente, cioè non vado a mettere... Comunque, adesso invece vediamo su tutti questi punti qual è la sua versione dei fatti. Lei, anzitutto, quando ha conosciuto Giuffre Antonino? Io ancora non ho capito quando è stata la prima volta che il Giuffre mi vede per la prima volta. Ha dato questa indicazione, quindi sì, abbiamo anche cercato di approfondire il ancora, tema. Forse... Ha parlato di una riunione successiva all'arresto di suo fratello, ma non ha dato altre... Sì, ma una riunione, si fa una riunione... Dice al 1988, ma non ha dato altre... Scusi, signor Presidente, lui cita una riunione che è stata fatta questa presentazione del nuovo arrivato, come si suol dire, giusto? Dico io, erano presenti altri? Era una riunione io, lui e il signor Riina? Qual è il dato preciso? Si ricorda chi era presente in occasione di questa riunione in cui viene fatta una presentazione ufficiale? Della prima volta?
Sì. Non mi viene bene per ipotesi, perché come Nino Madonia di tanto in tanto veniva arrestato, vi era qualche altro soggetto tipo Peppino Farinella che veniva arrestato e poi dopo due anni e mezzo veniva rilasciato. Diciamo che tra i soggetti che erano abitualmente... No, abitualmente no, dico se in questa riunione si ricorda la presenza di qualche persona in particolare. E se magari se si ricorda il luogo, ecco, della riunione. I luoghi avvenivano sempre dietro Villa Serena e buona parte avvenivano sempre in casa Guddo, che io fra l'altro, signor Presidente, con Guddo non ricordo perfettamente che c'era a piano terra un grande garage, poi di fronte c'era una porta con una grande sala lunga con un tavolo che non finiva mai, e che sopra vi erano un altro piano, altri due piani, io non so, dove il Salvatore Rina si sedeva in un salottino e poi ci riceveva una alla volta. Vi era poi un altro posto importante dove si avvenivano delle riunioni da Angelo Barbera, dove c'aveva l'allevamento dei polli, però in linea di massima in quel luogo, essendo un luogo non tanto ampio, avvenivano delle riunioni diverse volte ci sono stato, ristrette con il Salvatore Rina. Comunque invece questa... da Guddo, e forse c'è qualche altro posto, essendo come ho fatto questa descrizione del locale abbastanza ampio, con disponibilità di muoversi sia all'interno del garage, un garage enorme, sia per quanto riguarda la grandezza della sala rettangolare con il tavolo. Senti, ma proprio questa riunione qua riguardante il periodo immediatamente successivo all'arresto di Antonino Madonia, lei se lo ricorda dove si svolse? Dovrebbe essere buona parte delle riunioni di commissione avvenivano nella casa di questo Guddo, di cui io le sto dando i dati della planimetria, diciamo, della zona che abbiamo frequentato. Sì. Va bene, allora sentiamo adesso la sua versione dei fatti, però senza altre domande, per così dire. Le domande si possono fare dopo, ma intanto vediamo la sua versione dei fatti. Lei ricorda appunto di essere stata a qualche riunione presso questi luoghi che sono stati appena menzionati? Lo escludo, signor Presidente, non lo escludo con dato di fatto, perché lui dice queste riunioni si fanno, c'è da essere un motivo, non cita né un particolare dove mi possa aggrappare. Dice questa riunione si è fatta e nell'occasione che? In questa riunione che cosa si è deciso? Qual era il contenere? Ma lei è stato in qualche riunione? Io dico di no. È stato, però... Ascolti, è stato in qualche riunione che si è svolto? A casa di Guddo ho già detto che non... lei ha detto e conferma no, di non conoscere. Ma dietro Villa Serena? No, signor Presidente, non ci sono mai andato in questi posti. E... lei non ha partecipato ad altre riunioni di Cosa Nostra? No, lo escludo categoricamente. Cioè il dato che mi vorrei appigliare, signor Presidente, ancorarlo a qualche fatto. E dall'87 al 1991 succedono molti fatti per la quale, sulle regole che in qualche modo ho appreso durante i vari procedimenti, ci vuole... Ah, però Presidente, chiedo scusa, cioè allora qui dobbiamo noi c'è sempre l'equivoco di fondo. Noi partiamo da una domanda che è giustissima sulla base di dichiarazioni di Giuffre, se ha partecipato a riunioni, ma se non sciogliamo un nodo al monte, per partecipare a una riunione bisogna essere qualcosa, altrimenti non si partecipa ad una riunione, per come noi sappiamo che funziona questo mondo, e siamo sempre là. Se il signor Madonia dice ci sono sentenze e punto, quindi andare ulteriormente a chiedere se ha partecipato a una riunione, un'altra riunione,
se non c'è un dato a monte, non vedo proprio neanche il contrasto, Presidente. Se dice c'è una sentenza. No, vabbè, no, il contrasto c'è. Signor Presidente, dico due cose sicuramente diverse. Senta, lei quindi esclude di aver partecipato a queste riunioni. Un'altra cosa, allora. Lei a questo punto lo spieghi, ha conosciuto o no Giuffre? Sì, io ho conosciuto. In quale occasione? Ma lo vorrei chiarire con Giuffre, se lui ricorda di avermi mai visto. Ha detto di sì. Lei ricorda di averlo visto in occasione di queste riunioni, è giusto? E poi lo esclude di avermi mai visto? Lei no, esclude. Ha detto di averlo visto. No, dopo questi fatti, lui esclude di avermi mai visto. Dopo in che senso? Dopo 91. Non ho capito se le domande le fanno no, lui. Dopo il 91 lui ha appena riferito di averla vista in una occasione presso un piccolo ufficio. Signor Presidente, io dico dopo questi fatti che lui racconta. Quindi, lui mi ha mai visto. Lei ha poi rivisto Salvatore Madonia dopo Dopo questa occasione di cui ho detto, Salvatore Madonia è stato arrestato, quindi... Tutti i discorsi che io posso avere fatto con Salvatore Madonia non si è avverato completamente nulla. Poi io sarò arrestato, incontrerò il fratello al carcere di Termini Imerese che ha arrestato. Stiamo parlando del 1991, lasci perdere. Quindi lei incontra il fratello al carcere di Termini Imerese? Incontrerò poi nel 92, io sarò nel marzo del 92 sarò arrestato pure io. Sì. Sarò nel carcere di Termini Imerese e lì c'era anche il fratello Antonino assieme un'altra persona che aveva nel processo assieme e che mi mandava i saluti con quell'altra persona. Quindi io altri discorsi con Madonia, cioè tutto quello che abbiamo parlato in quel quarto d'ora, mezz'ora che è stato, tutto zero, sì, perché lui è stato arrestato e poi sono stato arrestato pure io. Ma altre occasioni di incontro o nel corso della detenzione o in altre circostanze successive? Glielo ho spiegato, signor Presidente, può anche darsi, perché succedeva spesso che nel momento in cui io andavo a trovare o Intile, o il Guzzino, il Salvatore Rina, o qualche altro capomandamento in quella zona, c'erano altre 10 persone. Quindi andare a ricordare ora, io non ho un ricordo, lo vado a sottolineare. Sì, lei ha incontrato Giuffre in occasione di qualche incontro con Salvatore Rina, o Intile, o altri? Signor Presidente, guardi, c'è un dato storico, è incontrovertibile. Quello che richiedo, se lui mi ha mai incontrato. Dopo questi fatti... Abbiamo appena chiesto. Ora io lo spiego. Perché lei quando ha conosciuto Giuffre? Io ho conosciuto una sola volta. E cioè? Nel carcere di Novara. Me l'hanno portato nella saletta, dove io stavo facendo le videoconferenze. Ma come fa a ricordare le cose dei 20 anni fa e non ricordare a lui nel 2002? E a Novara viene portato non so come in una saletta dove facevamo le videoconferenze. Ma quale Madonia Salvatore ha incontrato? Quindi cosa dice? Che ha incontrato Giuffre in una saletta per le videoconferenze nel carcere di Novara. Esattamente. Nell'anno 2002. Dopo il suo arresto. Che processo era? I processi allora che si svolgevano, questo è uno dei motivi che non mi sono più difeso nei processi, era il processo 4/2001, e il processo cosiddetto dei TIR, il processo Tempesta e il processo Agate 12/94 e il 18/96. Sì. E questi erano i processi che allora svolgevo insieme. Signor Presidente, lui ha fatto 3-4 udienze perché... Dopo che ci fu questo incontro, sono stati depositati i verbali, lui collaborava già, signor Presidente. Questo è stato uno dei motivi. Ho fatto il confronto, signor Presidente, a Roma. Me l'hanno messo in aula, nell'auletta della videoconferenza. E subito dopo hanno depositato i verbali, signor Presidente. I verbali della sua collaborazione, dove mi accusava. Adesso stamattina lo ricorda. Mi accusa.
del fattore del bambino, lui l'ha preso, non direttamente, tramite la barbera, adesso non ricorda. Il signor Giuffrè mi fa condannare all'ergastolo. Senta, lei ricorda se è stato detenuto nel carcere di Novara ed era presente anche... Le telecamere ed era presente anche Madonia Salvatore? Io sono stato arrestato, detenuto a Termini Imerese per un lasso di tempo e sono stato portato a Novara. Sì. Dove a Novara sarò stato un mese e mezzo circa ed inizierò a collaborare. Ora succederà che nella saletta numero uno delle videoconferenze, una mattina, d'altronde sono discorsi che penso saranno anche documentate nel carcere. Comunque, il suo ricordo qual è? Succede un discorso che nella stessa saletta e per lo stesso processo, ora per quelli che sono i miei ricordi, che sono in contrapposizione totale con quelle del Madonia, succederà che alla presenza, allora c'era in bimbo come ispettore del GOM, in quella videoconferenza hanno portato Giuseppe Graviano e Peppuccio Montalto e Madonia Salvatore. Aspetti. Di te non mi ricordo, permetti. Quindi hanno portato Graviano e Montalto. Graviano, Giuseppe e Peppuccio nella stessa saletta. Peppuccio Montalto, in cui lei era... nella stessa saletta, perché sì. Da Roma avevano dato disposizione che si poteva fare. Il discorso è durato, signor Presidente, 10 minuti sì e no. Mezz'ora. Io conoscevo il Graviano, conoscevo il Peppuccio Montalto, ci siamo salutati, eccetera, eccetera. Dopo circa 10 minuti ricevono di nuovo disposizione da parte di Roma e se li portano sia al Graviano che al Peppuccio Montalto. Da allora in poi non ho più rivisto i due soggetti. Veda, c'è un particolare che qua c'ho un supporto che mi vado a ricordare. E io mi ricordo di Graviano e di Peppuccio Montalto. Di lui non mi ricordo. Sì, non ricordo completamente, se ci fosse o meno. Ma sono discorsi che si possono vedere a livello del piano. Ricorda se comunque in quel periodo era detenuto Salvatore Madonia a Novara? A Madonia c'è 41 bis, ce n'erano detenuti 100 e passa. Io ero messo in isolamento in un posto dove c'erano 4 stanzette e basta, io non ero in contatto con loro. Sì, ma comunque ricorda o di averlo visto, comunque di aver saputo che fosse detenuto nello stesso periodo a Novara. Può anche darsi, perché ce n'erano tante e tanti altri. Se lo ricorda, se ci fosse... Nemmeno questo ricordo, ho un ricordo preciso dei due, perché, signor Presidente, perché ci siamo, Graviano e Peppuccio Montalto si sono sedute, io avevo dei buoni rapporti con Peppuccio Montalto, che come ho detto, capo mandamento di Villa Abate, Bagheria, eccetera, eccetera. Mi sono messo in... Loro erano sedute e io mi sono inchinato a parlare con il Graviano e con il Peppuccio Montalto. Niente di scandaloso, niente di segreto, niente di niente. Quando poi sono rimasto solo, è venuto l'ispettore del GOM e mi disse: ma perché tu ti sei inchinato? In senso di non ci sei stato un atto, quello del tutto naturale e normale. Questo discorso mi è rimasto impresso, ve lo sto raccontando, e ho il ricordo di Graviano, Giuseppe e di Peppuccio Montalto. Senta, lei si ricorda se si trovavano con voi anche Graviano e Montalto? Sì, esattamente, signor
Quindi io ascolti, in questa stessa occasione erano presenti quindi anche Caviano e Montano. Sì, signor Presidente. Durante questa non era mai successo, signor Presidente. In questa saletta della videoconferenza, sì, esattamente. Sono entrato. Io ero dentro la saletta e stavo assistendo a un processo. Quella volta non è mai successo, perché sempre isolato sono stato, signor Presidente. Io tutto il periodo di carcerazione che ho fatto e le videoconferenze le ho fatte sempre isolato. Esatto. Ma anche a Novara. E io pure. E c'è Giuffrè. Ma io non lo conosco. E io pure. Io non lo conosco. No, e c'è Giuffrè. C'è stata quell'eccezione e poi l'ho fatta sempre solo. No, quindi io non lo conosco a lei, non lo conosco. Ma altrimenti gli davo la mano. Lei quindi come fa a sapere che è Giuffrè allora? Come? Coimputato mio? Sì, dico, chi le dice che è Giuffrè se non lo conosce? Quando entra si saluta con gli altri e io dico chi è? Giuffrè. Io non l'ho mai visto. E quindi glielo dice qualche altro? Sì, in chi glielo dice? Erano entrambe vicino, perché la saletta, signor Presidente, non è che è ampia. Io ho chiesto chi era e me l'ho detto adesso dei due, non mi ricordo, ma ripeto. Senti, in questa saletta quindi eravate presenti, lei? Che ricordi? Io, Graviano, Montalto e poi entrò lui. E non è che si riesce a ricordare il processo? Lui ha presenziato, perché io ho presenziato in tutti i dibattimenti, nel periodo che è stato, perché le dico questo, signor Presidente, nel periodo che è stato a Novara, ha presenziato due o tre udienze, perché lo vedevo io, non che sapevo che era in udienza, e lo vedevo attraverso la videoconferenza. Cioè è una cosa strana, signor Presidente. Quindi che il giorno, altre volte dopo qualche giorno, sono state depositate i verbali di Giuffrè. E quindi era prima, ma era già noto il fatto che collaborassi oppure no? No, signor Presidente. Quindi è prima del momento in cui viene arresa nota la collaborazione di Giuffrè. Io adesso non mi ricordo la data dell'arresto di Giuffrè, signor Presidente. Come fa a non ricordarsi di avermi incontrato, signor Presidente? E ho fatto questo, ci sono le telecamere là. Senta, lei quindi non ricorda di fosse anche Salvatore Maldonado? Completamente. Però ricorda invece della presenza, sì, di Graviano. Il discorso è successo. E questo fatto si verificò una sola volta? È successo, o più volte? Le sto dicendo, ma penso che mi ricordo semplicemente una volta. È stato un incidente di percorso. Sì, ma incidente quindi, o incidente? È stato questo. Era lì dentro. Tutte le videoconferenze e poi le ho fatte da sempre da solo. E come mai l'hanno portato lì? E questo va a chiederlo a quelle di Roma. Che cosa, ma io non devo chiedere a nessuno, no, lei non comunque, si ricorda. In sostanza, lei, ad avermi incontrato, quindi, lei dice che mi conosce. Quindi lei ricorda di aver conosciuto, di aver avuto con lei nel corso di questa videoconferenza nella stessa saletta e quegli altri due, ma ricorda se vi fossero altre persone? Altre persone non ce n'erano, quelle che sono i miei ricordi. C'era Peppuccio Montalto e Graviano Giuseppe, a che poi mi hanno dato una spiegazione che il DAP del Roma aveva fatto un errore e poi subito dopo se lo sono portate e non ho più visto né a Graviano Giuseppe e nemmeno a Peppuccio Montalto. Va bene, allora Presidente, ci sono quello che ricordo io, signor Presidente, che non è stato l'inverso, si sono portati lui. Erano già presenti questi due quando lei entra oppure? Lui andrà via dopo. Non ho capito, signor Presidente. Cioè, vediamo un attimo di ricordare con precisione questo momento di presenza sua di Graviano e di Montalto nella saletta per la videoconferenza. Loro sono già presenti quando lei entra? Ora, quella era la mia saletta, sì, la prima, dove io quasi tutte le videoconferenze le ho fatte là. Non solo ho fatto le videoconferenze là, ma ho fatto poi anche i colloqui quando iniziai a collaborare, che mi trovavo in forma riservata, diciamo, che ero ancora a Novara. E in quella circostanza, quando si fa una videoconferenza, c'erano gli agenti del GOM,
un ufficiale addetto alla videoconferenza. Quindi non è un discorso segreto, è un discorso all'interno del carcere, pubblico e penso anche a livello di atte, ma non solo, per quanto riguarda il discorso del carcere di Novara per quella videoconferenza, ma anche per quanto riguarda il discorso di Roma da parte del DAP che ha dato questa disposizione di portare nella mia saletta, tra virgolette, dove io faccio la mia videoconferenza, il Graviano e il Peppuccio Montalto. Sì. Che cosa devo dire? Quindi, se io ora ho un cattivo ricordo, un cattivo ricordo, ci saranno dei documenti che mi smentiranno, sì, che io non ricordo bene la presenza del Madonia, Salvatore. A un certo momento lei rimane in questa saletta e se ne vanno gli altri, oppure... Se ricordo bene, si porteranno via il Madonia, il Graviano Giuseppe e il Peppuccio Montalto. E io resterò. Le ho detto, quella sarà la mia saletta per le videoconferenze e per i miei interlocutori. Sì. Lei invece ricorda che, lei cosa ricorda? Che vennero portati via Graviano e Montalto e rimase Giuffrea o il contrario? Signor Presidente, io ricordo anche il brigadiere che fece la videoconferenza. È un brigadiere catanese che non è appartenente al GOM. Sì, dico, ma praticamente e generalmente io li conosco le persone che facevano le videoconferenze. Io ricordo, come se fosse ora, che è stata già il portare, perché l'avevano arrestato da poco, signor Presidente, difficile, io sono stato detenuto, dopo un po' di tempo portano un soggetto dentro una saletta, già era sano. E portarono Giuffrè mentre io ero in saletta, signor Presidente. Io posso avere un ricordo, però ci sono le telecamere, signor Presidente. Ascolti, alla fine viene tolto da quella saletta Giuffrè o venite spostati voi? Quello che ricordo che è stato spostato, perché spostare tre e spostare uno veniva un facilitato. E non c'erano, signor, altri oltre lei, Montalto, appunto, che ricordo, Graviano e Giuffrè? Non ricordo se c'erano gli altri, però quello che ricordo, signor Presidente, che entrò Giuffrè, salutò Graviano, salutò Montalto e a me non mi salutò perché io non lo conoscevo, non io c'era. L'ho appreso dopo, io l'ho appreso dopo che praticamente comunque, si trattava di Giuffrè. Comunque su questo quindi permane questo parziale. Signor Presidente, non è un fattore parziale, ci sono dei documenti, questa cosa è la saletta delle videoconferenze è come un'aula, però ci sarà le cassette delle registrazioni che francamente è un verbale. Se lui dice, parla, cita l'ispettore del GOM, il bimbo. Come? Lui parla di un ispettore del GOM, il bimbo, che gli chiede come mai c'è stata l'involuzione. Cioè il discorso lo accerta. E che non cosa, l'accetta il discorso, quello che è successo. Questo... Ma io perché mi deve inventare questa cosa? Lei ricorda che ero presente. Fu questa videoconferenza? Come? Lei ricorda in quale processo era questa videoconferenza? No, non me lo ricordare, ne avevo io 20 processi. Non te lo ricorda, giusto? Lei neanche lo ricorda in quale processo fosse? Io quello che ricordo, signor Presidente, perché da allora non volle più presenziare in nessun dibattimento. Dopo una settimana... depositare il verbale di Giuffrè. Senta, lei comunque non ricorda in quale processo fosse. Erano tre i processi, signor Presidente, a quell'epoca che facevo. Il 18/96, il 12/94 e il 4/2001, che è il TIR. Della Corte di Assise di Palermo, è giusto? Sì, tutte c'è la Corte di Assise. Una, se non ricordo male, la prima, la terza e l'altra non ricordo. Quindi che riguardavano rispettivamente... omicidio dei Savoca, giusto? Omicidio dei Savoca e poi il procedimento 18/96, sì, che parlavo l'altro giorno, che va dal 1980. Sì, il procedimento Tempesta. Il processo Tempesta e il processo Agade. Dove io ho ascoltato Giuffrè? Giuffrè, sì, queste cose che dice, signor Presidente, vorrei fare una piccola precisazione, perché anche stamattina non si è parlato il fatto del contendere. La riunione di dicembre, signor Presidente, la riunione di dicembre, si parla di cosa? Vabbè, l'ha già dato, no, signor Presidente, la sua versione. No. Lei ha detto di non esserci stato a questa riunione, no, se non mi ho capito male. Il Giuffrè parla
di un qualcosa, ma sia nella dichiarazione parla di uccello, c'è questo uccello che mi perseguita, c'è un uccello che ce l'ho dappertutto, sia nei tir e sia anche ricorda se lui è stato sentito nel processo /18/96. Se sono due riunioni, no, che Presidente, passa, io che chiedo scusa, però, Presidente, stiamo prego facendo un confronto tra le dichiarazioni di due soggetti o il confronto tra le dichiarazioni di un verbale precedente e il confronto sono oggetto di contestazione da parte del il confronto del è comunque soltanto fra le dichiarazioni dei soggetti che vengono sottoposti allora, a tale atto. Il soggetto mi pare no, sia lo non si riferisce ovviamente ad atti processuali ulteriori. Va bene, allora su questo punto quindi abbiamo visto quali sono i rapporti delle rispettive dichiarazioni. Ci sono altre domande che le parti vorrebbero porre? Sul discorso di Ocelle posso rispondere, signor Presidente? Va bene, sì. Si vuole chiarire questo? Una se posso, sì, prego, prego, signor Presidente. Si è opposto, il difensore si è opposto. Sì, comunque, in sostanza il discorso di Ocelle non è che l'opposizione poteva avere una sua... un suo fondamento Ocello in quella riunione non c'era perché quale, era morto. Quale riunione? Era morto in quella riunione, era stato annunciato che il mandamento di Silmere era passato per Monte Menzagna sì, in quale riunione viene tutto annunciato? Qua. Questo è il discorso di Ocello. Quando viene annunciato? In quale riunione? Prego? In quale riunione viene annunciato il fatto che Ocello in quella riunione, nella commissione. Quale? Quella del dicembre del 91. Del dicembre 91. Tanto è vero che successivamente, quando io uscirò dal carcere, troverò Benedetto Spera, capo mandamento di Belmonte Mezzagno. Comunque su questo c'erano delle dichiarazioni fatte alla udienza del 1 ottobre 2014. Ci sono altre cose che vorrebbero essere nessuna da parte del pubblico ministero. Solamente due precisazioni. Sì. Ed è questo questo dato storico. Oggi il collaborante, il signor Giuffrè, ha riferito che l'arresto di Antonio Madonia forse è avvenuto nell'88. Ho detto col punto interrogativo. Forse, infatti. Se mi ascolta un attimo, però stavo parlando col Presidente. Forse 1988. Il forse sta a indicare un dubbio. Quindi se c'è un dubbio c'è un punto interrogativo. Dopodiché, quando è stato sentito questo procedimento... No, vabbè, ma non ci siamo. Cioè, stiamo facendo delle contestazioni sul confronto. Cioè, Presidente, le chiedo scusa, sta prendendo una piega a sto confronto che è un ulteriore esame. No, Avvocato, le chiedo scusa. Avvocato, le chiedo scusa perché lei sta, anche con Brusca, sta facendo le contestazioni, sta chiedendo precisazioni ai collaboratori su dichiarazioni posso fatte finire, o non fatte, prese poi, non prese. E questo in un confronto non è possibile. Comunque, in effetti... Aspetti, Presidente, perché non... né sentito l'udienza nel corso di questo procedimento ha riferito 87-88, poiché il signor Madonia ha detto che nell'87-88 suo fratello era libero, io ritengo che su questo si possa compulsare perché c'è un contrasto. Se c'è un soggetto che dice mio fratello nell'88 era libero, un altro dice Giuffrè che era detenuto, c'è un contrasto, posso approfondire questo? Comunque su questo possiamo chiedergli un chiarimento. Lei ricorda quando fu arrestato suo fratello? Posso formulare opposizione sulla domanda? Se lo facciamo dire a lui, se è detenuto era libero. Io non posso formulare opposizione, la domanda è stata messa di mano. No, dopo che... Allora, Giuffrè ha posto la questione in termini dubitativi, d'accordo? In questo nel corso di questo confronto. Quindi andiamo a chiedere un contrasto su cosa? Su una dichiarazione dubitativa. Il signor Giuffrè ha riferito un dato certo rispetto a quelli che sono i suoi ricordi, che fa riferimento all'arresto di Nino Madonia e a ciò che succede nei periodi di arresto di Nino Madonia. Questo è l'unico dato certo a cui oggi Giuffrè e in verità anche nel passato ha fatto riferimento. Io onestamente non vedo... Comunque possiamo vedere se riesce a essere più preciso. Presidente, lei... riesce a essere più preciso sul momento in cui viene tratto in arresto Antonio Madonia? No, come ho detto lo vado a ripetere, signor Presidente. Non ho io un ricordo che è stato arrestato il 15 del 16 completamente. La cosa certa che io ho, va bene, è che nel momento in cui il Madonia Antonino sarà arrestato,
subentrerà a lui, sì, per la prima volta. Come periodo, diciamo, in cui si verifica l'arresto di Madonia, Antonino, prego? Ma il periodo in cui si verifica l'arresto di Madonia, Antonino, lo riesce a ricordare con precisione ancora a qualche fatto? No, no, come ho detto non posso, se non ho dei ricordi precisi è inutile che... Comunque, ha detto già di non avere dei ricordi precisi. Scusatemi, signor Presidente. Lei, aspetti, lei quando è stato arrestato suo fratello se lo ricorda chiaramente? Certo, io me lo ricordo. Sì, quando è stato arrestato? Se praticamente il Giuffrè fa delle riunioni di commissione, signor Presidente, non è che è una, diciamo, una congrea di orsoline, se... Si riunisce questa commissione, 1987, a lui a chi incontra del mandamento? Comunque, su questo abbiamo già fatto un ampio tentativo di approfondimento. Poi io posso dire, se io dico la data, signor Presidente, e dice prima dell'arresto, ma è così semplicissimo, è come lo stesso discorso, io dico, io ho incontrato Madonia Salvatore prima del 13 dicembre. Comunque, va bene, allora l'argomento è sufficientemente trattato, ci sono altre domande? Nell'88-87 suo fratello era detenuto o era libero, signor Madonia? Per come lei aveva detto già nel corso del suo esame. L'87 è metà libero e metà arrestato. Perfetto, ecco questo. Nell'88? È arrestato. Perfetto. Vabbè. Un'altra prego, sì, sì. È sorto, a mio avviso, quindi parto al contrario perché non vorrei, un contrasto quanto detto da Giuffrè a pagina 109 del verbale all'udienza del 14/6/2013 è stato acquisito in questo procedimento, dove si fa riferimento all'incontro con Madonia nel corso del gennaio, comunque all'inizio del febbraio del 1992, poiché nel corso dell'esame Madonia ha detto questa circostanza non può essere vera perché io sono stato arrestato il 13 dicembre del 1991, vorrei che su questo, visto che c'è un contrasto, dico, i due un attimino si mettono a confronto, cioè su questa data. Però a proposito, cioè, è sempre lo stesso incontro presso... Sì, il mandamento di Bocca di Falco, Basso di Rigano, sì. Dopo la riunione di Natale lui dice la datata gennaio-febbraio 92. Lei riesce a ricordare quando si verificò questo incontro? No, l'ha detto Presidente, questo l'ha già detto oggi, oggi ha detto che non lo ricordava. In realtà si può prendere se è stato acquisito. Sì, va bene, sì. Può essere posto effettivamente anche la domanda. Contestazione. Allora, dottore Paci, il discorso del 91, signor Giuffrè, sarebbe la famosa riunione. Sì, nel 92. Ora, non mi ricordo con precisione se sia stato gennaio, se sia stato gennaio, comunque all'inizio del febbraio. Poi fra me e magari forse mi sono stato arrestato prima di lui. Comunque lei è certo che avvenne dopo la riunione della commissione? Sì, sì, penso proprio di sì. Oggi ha detto un'altra cosa, dopodiché Madonia nel corso del suo esame ha detto io dal dicembre in poi, da quella data, non ci potevo essere perché sono stato arrestato. Sì. E poi... Allora, lei riesce a collocare nel tempo con precisione questa data di questo incontro? Non sono in grado di andare, come ho detto, a dare una spiegazione sul giorno preciso, perché d'altronde il lasso di tempo tra la riunione, l'incontro io e l'arresto è talmente breve, cioè che io non lo riesco a localizzare. L'unica cosa certa è che c'è stata la riunione, poi successivamente io incontrerò il Madonia Salvatore, e dato che avete i verbali, mi sembra che io in uno dei primi verbali è stato arrestato subito dopo che si è incontrato con me, poi successivamente io nel marzo sarò pure arrestato con me, avevo una specie di scrupolo di coscienza, se non facciamo che si sono li ho portati io da lui, ma è tutto qua. Quindi dice non facciamo che ha portato lei chi? Le forze dell'ordine, giusto? Sì. E che quindi aveva attribuito
l'arresto di... È avvenuto subito dopo che ci siamo noi incontrati, è stato arrestato, sì, pochissimi quindi giorni. Si era posto questo problema. Lei invece nega completamente questo incontro che Giuffre aveva riferito essere avvenuto subito prima del suo arresto, continua a negare quindi questo incontro. Sì, non esiste, signore. Io ho citato che praticamente lui parla di appalti pubblici. La storia familiare di appalti pubblici non si è mai interessata. L'investimento che ho citato nel mio esame è stato quello, signor Presidente. Poi ci sono, io devo citare alcuni particolari. Cesino, che è collaboratore di giustizia. Io con Sino non ho avuto mai a che fare. Non dobbiamo fare riferimento ad altre commenti di altre dichiarazioni. Quindi ma lei, non ha altri elementi da aggrapparmi. Io parlo questo. Di date. Se lei, quindi continua ad escludere che ci sia stato questo ma incontro. Con date di condizione, vabbè, signor Presidente. Ci sono altre domande? Altre domande del pubblico ministero o degli altri difensori? Va bene, allora possiamo concludere il confronto. Può essere ritradotto il signor Giuffre, quindi può andare. Sì, buongiorno. Buona giornata. Buongiorno.